I carabinieri indagano sul caso. Il terribile incidente si è svolto oggi, mercoledì 14 giugno, in un appartamento al terzo piano un edificio nel parco di San Domenico, situato in via Spiniello 32, ad Acerra, il comune della città metropolitana Napoli, a Campania. Per ragioni ancora sotto inchiesta, una ragazza di 5 anni è caduta dal balcone della casa dei genitori, con vista sul cortile interno del condominio, volando sotto per diversi metri. Fonte fotografica tutto città Acerra, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania, in cui una ragazza di 5 anni è morta dopo aver precipitato da un balcone. L'allarme fu immediatamente scattato e fu chiamato il salvataggio, che in breve tempo si precipitò verso il posto per cercare di salvare la bambina. L'arrivo del salvataggio, gli operatori salvataggio della salute sono intervenuti sul posto, che hanno cercato inutilmente di salvare la vita della ragazza 5 anni. Sfortunatamente, tuttavia, i soccorritori non potevano fare a meno di dichiarare la morte della ragazza, molto probabilmente morirono all'istante a seguito dell'incidente. Il procuratore ha già ordinato alle indagini di ricostruire l'incidente. Sul punto i carabinieri della stazione di Acerra, il procuratore in servizio del procuratore di Nola e del coroner. Le indagini dei carabinieri ci sono stati quindi sollievi sul posto da parte dei carabinieri, hanno iniziato le indagini ascoltando sia i vicini che la famiglia della ragazza 5 anni è morta dopo essere caduta dal balcone dell'appartamento al terzo piano di un parco residenziale, in cui viveva con i genitori, un fratellino e una piccola sorellina più grande lei. I membri famiglia della bambina, ben noti in città in quanto gestiscono bar e un piccolo campo di calcio nell'area di residenza, sono scioccati al momento pensi a incidente, ma dovrai aspettare i risultati delle indagini dei carabinieri caserma Acerra per poter far luce su questa tragedia. Secondo le prime informazioni finora, la ragazza era recentemente tornata a casa insieme alla madre, dopo aver trascorso la mattinata a scuola per bambini. Tuttavia, i militari devono ancora raccogliere tutte le testimonianze necessarie anche per capire se la bambina era sola sul balcone e forse come ha fatto a salire sulla ringhiera e cadere sotto.